Buongiorno, da Mattina 9 cominciamo immediatamente con uno spettacolo teatrale, ebbene sì, perché il 29 marzo alle ore 21 al Teatro Diana di Napoli andrà in scena lo spettacolo teatrale Il Maestro, una storia di judo e di vita. Questo spettacolo, vogliamo chiarire che è una spettacolo serata di beneficenza organizzata dal team Maddaloni, e questo spettacolo però è stato tratto dal libro di Luigi Garlando ed è dedicato alla legalità, ai valori morali dello sport inerenti al valore del judo e alla storia soprattutto di Gianni Maddaloni e quindi alla palestra di Scampia, ai ragazzi che attraverso il judo hanno ritrovato un vero e proprio riscatto sociale. Ma a parlarne con noi qui in studio a Mattina 9 abbiamo il giornalista della Repubblica Marco Caiazzo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. A Buongiorno. Mattina 9. Che grazie. Che da sempre segue le vicende della palestra di Maddaloni e che però, attenzione, bisogna anche dire che il giornalista Marco Caiazzo ha scritto con lui il libro L'oro di Scampia, sì. Da cui si muovono anche le vicende, no? Sì, L'oro di Scampia raccoglie un po' le varie vicende, le varie storie positive che arrivano dalla palestra di Gianni Maddaloni e da quel territorio, da Scampia. Per lo più sono ragazzi figli di boss, figli di persone condannate al carcere per lungo tempo, 25-30 anni, e sono ragazzi che potrebbero essere condannati alla strada a passare il loro pomeriggio, come ama ripetere il maestro Maddaloni, sulle panchine, sui motorini, scippi, rapine. Invece lui cerca con la sua opera di recuperarli, di portarli in palestra. Sono tante storie belle da raccontare. Noi nel libro L'oro di Scampia, che ha scritto per Baldini e Castoldi, ne abbiamo raccolte alcune, sono più o meno una decina di storie. Invece il libro Omae raccoglie soltanto una storia che è raccontata appunto da Luigi Garlando, di questo ragazzo, appunto del percorso di questo ragazzo, da quello che può essere, appunto, lui è un palo, è uno di quelli che devono controllare che vadano a buon fine gli spacci di droga o le rapine. Certo. E poi il suo percorso. Intanto Marco, perdonaci. Intanto, perché sì. Abbiamo al telefono, in collegamento in diretta, il maestro Gianni Maddaloni, che andiamo subito a salutare. Buongiorno maestro. Buongiorno, alzate la voce che non vi sento tanto bene. Buongiorno. Buongiorno maestro. Benvenuto a Mattina 9, maestro. Buongiorno a voi, grazie dell'opportunità. Vogliamo raccontare un po' questo spettacolo, Il Maestro, la storia di judo e di vita, una storia importante. Sì, praticamente Eleonora Frida, un'attrice che ha portato sulle scene per 10 anni Borsellino e Falcone, dopo aver portato questa drammaticità della vita italiana di Borsellino e Falcone, ha scelto la storia del Omae, una storia di speranze ma fatta di fatti e di risultati. Dopo il film dell'Oro di Scampia, lei si è documentata, il film fatto da Peppe Fiorello, e ha voluto conoscere la nostra realtà. È stata per mesi da noi, ha studiato il judo, ha studiato un po' quello che era la storia che più gli toccava, e si è parlato in questa storia che andrà in onda il 29 marzo al Diana alle ore 21, una serata di beneficenza. Si parlerà di un ragazzo, di Filippo, che nella realtà è Gennaro, un ragazzo delle vele che tutta la famiglia era nella malavita, mentre lui è riuscito a farcela, è chiaro? Quindi il judo come riscatto sociale avvenuto? Sì, parla di una storia sociale realmente avvenuta e ancora viva nella palestra, questo è importante. Maestro, ma qual è il confine, naturalmente sottilissimo, che esiste tra judo e sociale, tra judo e legalità in questo caso? Ma credo che non esiste solo un legame tra sport e legalità. Io credo che lo sport sia unico, l'importante è trovare le persone giuste che non solo usano la testa ma anche il cuore. Anche un allenatore di calcio credo sicuramente può portare sulla giusta strada e porterà tanti ragazzi, come un allenatore di pallacanestro, pallavolo. Credo che quello che fa il maestro Umai a Scampia lo facciano tante persone, ma bisogna centiplicare ancora di più questo aspetto mediatico da far capire alla gente che ci sono tante belle persone in Italia e non solo il male, trasmettendo questa stupidaggine di Gomorra e via di seguito. Maestro? Sì. C'è sempre? Senti un attimo, sì, di silenzio. Ti sento, anche a bassa voce, ma ti sento. Diciamo, maestro, quali sono le difficoltà che si riscontrano per mettere su, insomma, un'operazione così solida
da un punto di vista sia comunicazionale ma anche e soprattutto meramente sportivo. Ma credo che quando si parte con un percorso, non un progetto, il percorso cammina sulle tue gambe, sul tuo cuore e sulla tua storia vissuta. La mia storia è molto lunga, molto profonda, molto vissuta, dalla morte di mio fratello in carcere, da quello che è stata la morte del mio maestro per melanoma, da quello che è stata della mia vita vissuta nei rioni popolari del rione San Gaetano a Miano, dove ci sono i Lo Russo. Voglio dire, tutto ciò che è successo alla gente, alla mia gente, a mio fratello, al mio maestro e ai poveri ragazzi che purtroppo cadono nella malavita, io non voglio che succeda ad altri e uso lo strumento dello sport, che è formidabile. Infatti Miracolo a Scampia è uno dei primi capitoli del libro, dell'Oro di Scampia. Marco, e chi più di un personaggio che ne ha vissute così tanto può raccontare bene una storia così? Sì, sì, tra l'altro io da Gianni mi vorrei far raccontare anche quello che è successo ieri. Ai campionati italiani c'è un ragazzo che è figlio di una persona condannata a 25 anni di carcere, è diventato cintura nera. E ieri, Gianni, cosa è successo? Sì. Raccontaci ieri... un po', Gianni. Allora, ho sentito poco di quello che ha detto Marco. Vogliamo ripetere la domanda? Sì. Qual era? Gianni, ti chiedevo di Antonio, che ieri con la cintura Antonio, nera ha vinto un primo titolo. Scusami. Antonio Bottone è uno dei ragazzi che era uno dei best, questi ragazzi che vengono presi a scuola, bambini educazione speciale. Mi fu praticamente mandato dall'Ilaria Alpi qui a Scampia, che si comportava male perché il papà era andato in carcere ed era stato portato in Sardegna. Questo ragazzo dava segni di squilibrio, di bullismo. In 2 anni, grazie anche a Giovan Domenico Lepore, ecco, perché ci vogliono dei compagni di percorso, l'ex procuratore capo che conosce una persona al Conservatorio di Napoli, questo ragazzo da bullo è diventato un probabile pianista di pianoforte e suona al Conservatorio di San Pietro a Maiello. Questo vuol dire un grande miracolo dello sport e in questi giorni si è preso anche la cintura nera. Quindi noi, un talento che poteva sversare la sua talentosità nella criminalità e non diventare sicuramente un gregario ma un capo boss, lo abbiamo, con il miracolo dello sport e con tutta la squadra e con Giovan Domenico Lepore, portato sulla strada che potrà diventare o un grande artista o un grande atleta e portarlo, perché no, poi a Roma 2024. Abbiamo saputo che però la palestra ha subito un po' delle difficoltà ultimamente. Possiamo specificarle in questo momento? Mi dispiace perché io non sono abituato a lamentarmi, però mi sono reso conto che le istituzioni locali sono prese più da fare le primarie che pensare ai problemi delle periferie, quando poi la città dovrebbe partire, la città metropolitana, dalle periferie. Ma qual è il problema? Io mi sono trovato senza pagare la bolletta della luce e in questo caso un amico imprenditore, Gianni Lettieri, ha pagato la bolletta. Ma non che voglio parlare di politica adesso, perché poi Gianni Lettieri fa anche politica, ma in quel momento non è stato il politico ma è stato l'uomo, mentre dalla regione, dal comune non arrivano segnali. Grazie alle Iene che hanno fatto un servizio, sono arrivati dei piccoli bonifici e io oggi ho da pagare la luce quasi per un anno. Maestro, questo è impossibile, è un'eccellenza nazionale nel sociale, nello sport, che deve arrivare a questo punto. Noi dovremmo essere un servizio sociale sostenuto, siamo a chiedere la carità o a gridare. Certo. Maestro, naturalmente non chiedere mai la carità, non parliamo di politica, però questa potrebbe essere una occasione propizia per rivolgere anche un appello alle istituzioni affinché aiutino lo sport e naturalmente sullo stesso piano poi il sociale, la società. Ma sicuramente, noi dobbiamo solo dire a questi signori che ci sono dei politici veramente bravi, invece ci sono dei politici che fanno finta di girarsi dall'altro lato. Ma parliamo per i politici buoni che ci sono, che siano di destra ma che siano di sinistra o di destra, devono essere degli uomini e devono voler bene la propria città. E quale cosa migliore per essere un grande politico e riconfermarsi quello di aiutare quelli che realmente sono le eccellenze? Certo. Come me ce ne sono decine di associazioni sul territorio che veramente lavorano bene e danno una mano alle persone, quindi non devono distrarsi ma fare una sana politica, aiutarci per aiutare, punto e basta. Certo. Marco, tu che appunto segui da vicino questa palestra e quindi anche i libri scritti da Rosi Scampia insieme a Maddaloni, che cosa vogliamo dire in seguito a questa vicenda? Cosa ti senti di dire? Beh, le storie sono tante, purtroppo spesso le storie belle, positive, faticano un po' ad emergere.
però per esempio mi viene anche in mente un ragazzo. Perdonami Marco, prego, se ti interrompo, intanto salutiamo il maestro Gianni Maddaloni per essere stato in collegamento telefonico con noi, grazie maestro. Io a commemorare Ciro Esposito con tutte le scuole, quindi ho portato i campioni d'Italia a conoscere i ragazzi di Scampia, volevo dirti solo questo, commemoriamo Ciro Esposito che è stato vittima di una violenza sportiva e che non succeda più, chiaro? Benissimo, maestro, intanto le rinnovo l'invito, insomma, qui di nuovo a Mattina 9 per commentare queste vicende o altre anche sportive. Grazie. Grazie a voi e al vostro canale. Grazie. Buongiorno. Marco, ti prego, continua. Si è creato appunto questo avamposto sociale lì, le storie appunto sono tante. Recentemente un ragazzo preso da Gianni è diventato carabiniere, quindi un ragazzo che addirittura faceva gli sci per le rapine, oggi è diventato carabiniere. Purtroppo c'è da dire che le istituzioni fanno fatica a stare dietro a un fenomeno del genere con continuità, perché poi magari il contributo arriva anche, un contributo volontario, però a getto insomma non continuo. Poi ci si dimentica un po' delle vicende. Spesso ci si dimentica perché si accendono i riflettori, il maestro deve fare allenamento con le candele perché non può pagare la luce, arriva il contributo, pace, si dimentica lì. Invece quello che sta cercando di fare Gianni è di mettere insieme un percorso che sia valido e che, l'ha sottolineato anche lui, riguardi anche altre associazioni sportive, perché per esempio io lì a Scampia ho conosciuto dei ragazzi che fanno volley in una palestra che è stata costruita non a regolamento, cioè le mura della palestra di pallavolo confinano con le linee, strette, sono quasi sulla linea e quindi non si potrebbe fare pallavolo, hanno comprato delle materassine per evitare colpi sui muri eccetera. Sono tante piccole cose che però testimoniano un disagio, un disagio molto, molto forte. È bello quello che ha fatto le Iene, Giulio Golia alle Iene, il contributo volontario che io vorrei ricordarlo è ancora valido sul sito della Star Judo Club, che è la palestra di Gianni, c'è l'Iban, 20 euro, si diventa soci, come se ci si potesse simbolicamente allenare lì per un anno, lui manda la tessera a casa e insomma si dà una mano, lui ne ha raccolte un po', credo dopo appunto il servizio televisivo, siamo sulle 300-350 tessere, può pagarsi per un anno la corrente elettrica. Quindi insomma anche questo è un piccolo buon esempio. Cerchiamo secondo me di dare anche il nostro contributo. Il 29 c'è questo spettacolo al Diana e potrebbe essere un piccolo gesto. Cosa dire appunto ai telespettatori di Mattina 9 qualora volessero partecipare e presenziare a tale spettacolo? Sì, c'è la pagina Facebook di Gianni Maddaloni e dello Star Judo Club che è diventato un punto di riferimento. La locandina si trova lì, credo su Facebook ormai è un canale, oppure credo sia gianni.maddaloni@live.it il suo indirizzo mail per avere informazioni. E questo spettacolo appunto racconta la storia di Gennaro, fratello di uno spacciatore, che riesce a attraverso il judo a costruirsi proprio una nuova vita, perché non è soltanto un problema di non passare pomeriggi, non trascorrere pomeriggi in strada, è un problema di costruirsi nuove amicizie, appassionarsi a cose costruirsi diverse, un futuro, futuro e personalità e carattere. Esattamente, e avere magari anche una spinta che devo dirti, parlando poi con degli amici nello spogliatoio, a fare due ore di scuola e a non rimanere chiusi in casa, perché poi gli esempi negativi sono totali, sono massimi in quel territorio, invece magari in palestra con 600-700 persone, anche degli anziani che insomma ti possono indirizzare ad avere una spinta diversa anche culturale. Quindi un percorso valido, io rinnovo l'appuntamento il 29 marzo alle ore 21 al Teatro Diana di Napoli, lo spettacolo teatrale Il Maestro, una storia di judo e di vita per insegnare soprattutto che non bisogna mai arrendersi, la possibilità di un riscatto sociale c'è, può esserci, ci sono esempi appunto come il maestro Maddaloni che ci hanno rappresentato, che ci ha rappresentato attraverso appunto la figura di questi ragazzi che sono venuti fuori in maniera positiva. È bello, quindi storia positiva. No, ma prima di chiudere, perdonami Marco, resta un po' con noi perché abbiamo adesso in collegamento telefonico Walter De Maggio, magari ti farà continuiamo piacere. Continuiamo con lo sport. Con lo sport, parliamo del Napoli. Walter, ci sei? Assolutamente sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. E allora, un Napoli che continua a insomma stravolgere tutto, 3-1 la vittoria, subisce il primo gol al decimo del primo tempo, poi un grande strepitoso Higuain riequilibria le sorti fino ad insomma assicurare un risultato solido del 3-1. Dacci una tua visione, un tuo commento. Beh, il mio commento è che il Napoli non molla. Non molla e credo che tutta la Serie A debba ringraziare il Napoli se questo campionato ha ancora un interesse, se questo campionato è ancora vivo. Le considerazioni sono due. Una è legata al carattere
della squadra, perché la quarta volta che al San Paolo il Napoli va sotto di un gol era già successo con il Sassuolo, con l'Empoli, con il Chievo e ancora ieri, e per quattro volte reagiscono e vincono la partita. E non solo, il Napoli ancora ieri era a meno 6 dalla Juventus, poi apriremo un capitolo a parte su quello che è accaduto nel derby di Torino, e psicologicamente giocare dopo la vittoria della Juve nel derby non era facile. La classifica diceva Juve a più 6, il Napoli doveva accorciare. Pronti via, va in vantaggio il Genoa, chiude il primo tempo in vantaggio, ma la squadra non si è disunita, per quanto innervosita. Ha continuato a macinare gioco, ha fatto una prestazione eccezionale e poi ha un campione assoluto che si è preso la squadra sulle spalle, che ha dimostrato che il Napoli vuole continuare a lottare fino alla fine per lo scudetto. Una doppietta pazzesca con un secondo gol che è una perla, perché solo un campione può fare il gol che ha fatto Higuaín. E quindi il Napoli risponde alla Juventus. Una Juventus che vince il derby e, per carità, lo vince 4-1. E vedendo così il risultato 4-1 ti dà l'esatta percezione di una supremazia totale. Non è così. La Juve era partita molto bene, aveva sbloccato, poi raddoppiato 2-0. C'è il rigore per il Torino, ma soprattutto c'è una macchia grande, grandissima, in questo match. Perché nel momento in cui viene concesso rigore al Torino, c'è un fallo di Alexandro, che è già ammonito in area di rigore su Bruno Peres da ultimo uomo. Il regolamento parla chiaro. Ora io voglio capire tutta la buona fede degli arbitri. Io non parlo mai di arbitri, mai, proprio mai. Però una considerazione va fatta. Un fuorigioco puoi vederlo e non vederlo. Un rigore puoi darlo e non darlo. Il regolamento parla chiaro. Nel momento in cui il calciatore del Torino, Bruno Peres, entra in area di rigore e Alexandro lo stende in quel modo, fallo da ultimo uomo e rigore, se c'è rigore c'è ammonizione. Alexandro era già ammonito, allora così non va bene. Così non va bene perché il regolamento va applicato. Se non lo applichi, purtroppo inneschi in tutti noi un sospetto. Il sospetto che ci sia qualcosa che non va, qualcosa che non funziona. Perché io lo voglio ribadire, un rigore puoi darlo e non darlo. Un fuorigioco puoi vederlo e non vederlo. Il regolamento no. Il regolamento parla chiaro, se hai concesso calcio di rigore va ammonito Alexandro. Qualcuno ci spieghi perché Alexandro non viene ammonito. Perché non è l'unico episodio, la Juve continua in 11 sul 2-1, Maxi Lopez fa gol, il gol del 2-2 e viene annullato. E allora così diventa una lotta impari, perché non è pensabile che ogni volta, sempre con la stessa squadra, ci siano dei piccoli o grandi errori che siano e che questa squadra Walter, venga abbiamo una domanda sempre... per te. Prego. Walter, ciao. Marco Caiazzo. Ciao Marco, buongiorno. Ciao, buongiorno. Tu hai toccato chiaramente un po' tutti i punti, anche quello arbitrale, però vogliamo anche evidenziare, insomma, la forza mentale di questo Napoli, che ancora una volta va sotto, ancora una volta deve aspettare tante ore, ieri qualcuno in meno, rispetto al risultato della Juventus, e quindi è sempre in bilico, è sempre a un passo dal far finire i suoi sogni, e invece poi trova sempre la forza di reagire. Questa è una squadra che, come hai detto, sta mantenendo vivo il campionato, è uno spettacolo. Il Napoli è stato chiamato e messo a dura prova per l'ennesima volta, perché era a meno 6 dalla Juve, doveva recuperare. Era già successo domenica scorsa, la Juve ha vinto col Sassuolo venerdì, il Napoli era andato a Palermo invece domenica sera, è successo ancora ieri. Il Napoli ha risposto alla grandissima, lo evidenziavo, il carattere di questa squadra è un carattere di ferro, è una squadra che non molla, anche perché sotto di un gol a freddo, sapendo che la Juve si è aggiudicata il derby, non era facile. Invece il Napoli ha tenuto i nervi saldi, l'ha impattata con Higuaín, e poi Higuaín ci ha veramente regalato la Gioconda ieri al San Paolo, perché il secondo gol di Higuaín è qualcosa di mostruoso. Quindi veramente complimenti a questo gruppo, al presidente De Laurentiis, a Sarri, perché Napoli gioca sicuramente il miglior calcio. Il Napoli in questo momento è sicuramente il più bravo, e sarebbe molto bello se alla fine vincesse il più bravo e non il più forte, come purtroppo spesso accade. Io lo voglio ribadire, se la Juve dovesse vincere tutte e 8 le partite che ci separano da qui al termine del campionato, sicuramente avrebbe fatto qualcosa di mostruoso, perché nelle ultime 20 la Juve ne ha vinte 19 e ne ha pareggiata una. Però resterebbe questa macchia di ieri, perché che la Juve sia la squadra più forte della Serie A, su questo non c'è dubbio, ma non ha bisogno di questi aiuti, non ce n'è bisogno per una squadra forte. E allora se ogni partita, se ogni occasione, se nei momenti decisivi della stagione arriva l'aiutino, beh, questo non va bene. Quindi l'auspicio è che invece in queste ultime 8 finali non accada nulla che possa alimentare il dubbio ed il sospetto, e che alla fine
possa vincere il più bravo. Ecco, se dico più bravo dico Napoli, perché il Napoli sicuramente ha dimostrato in questo campionato di giocare il miglior calcio in assoluto della Serie A. Walter, stasera appuntamento a tutti in campo alle ore 21, vogliamo dire ai telespettatori chi sono gli ospiti? Beh, vi do un'anticipazione, perché stasera ci sarà da discutere non solo del Napoli di Higuaín e della lotta a Scudetto, ma anche dei torti arbitrali, degli errori arbitrali. Avremo nei nostri studi, quindi a Napoli, il direttore di Tutto Sport, Paolo De Paola, ed è evidente che apriremo non solo la lotta a Scudetto, ma anche a questo delitto perfetto che ieri ha compiuto Rizzoli. Perché quello di Rizzoli è un delitto perfetto, me ne assumo tutte le responsabilità, ciò che è successo ieri è veramente scandaloso. Grazie. Perfetto. Allora per essere stato con noi, Walter. A ti seguiremo questa sera. Aspetto. Sì, stasera alle 21 tutti in campo con Walter De Maggio e anche la bellissima Raffaella Fico. Grazie. Intanto allora ringraziamo ciao, il collega ragazzi. Marco Cagliazzo di Repubblica, anche colgo l'occasione. Grazie Marco per essere stato con noi. Voi, in bocca al lupo per lo spettacolo naturalmente. E ci rivedremo qui nei nostri studi. Speriamo per commentare presto. Naturalmente qualche altro successo sportivo. Adesso punto zero e poi di nuovo mattina 9. Adesso pubblicità e poi mi raccomando restate con noi perché c'è lo spazio del facciamoci belle bellissime. Quindi pubblicità e poi ancora con mattina 9. Grazie.